10 modi per eccitare una donna con il linguaggio non verbale. E allora, quindi è molto importante, prima iscriviti al canale, poi vediamo questi 10 modi per eccitare una donna con il linguaggio non verbale. È molto importante eccitare una donna, perché pochi uomini sanno farlo, durante il dialogo, durante la conversazione. Prima però ti dicevo, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonarsi è facile e fai anche donazione al canale. Ma veniamo al tema. 10 modi per eccitare una donna con linguaggio non verbale. Allora, la prima cosa è utilizzare la prossemica, avvicinarti, allontanarti. L'utilizzo della prossemica è fondamentale, e anche col contatto fisico, ad esempio muovendoti, puoi con la spalla magari sfiorarlo un pochino il seno, appoggiarti un po', vedere un attimino attraverso la gestualità, soprattutto avvicinarti, allontanarti. Vai a creare delle micro tensioni che sono fondamentali. È fondamentale questo per generare quel pathos, quella tensione emozionale che comunque coinvolge le donne. Una seconda cosa è quella di parlare di cose quotidiane, quindi restare nel quotidiano, ma con, come possiamo dire, un linguaggio del corpo sessuale. Cioè parlare del più e del meno, ma ad esempio metterti in postura da maschio alfa, puoi infilare anche magari la mano nella cintura in modo da indicare, perché va a indicare lì, utilizzare dei doppi sensi, un linguaggio anche con dei doppi sensi. Puoi parlare del più e del meno, di una riunione di lavoro, ma inserisci parole quali venire, godere, provare piacere. Dovresti venire a sentire quello che dicono in questa riunione. Sarà un grande piacere per me accompagnarti, per poter godere veramente. Ci sono dei bravissimi oratori. Ecco, questa frase, ad esempio, è una frase che va a stimolare praticamente attraverso il linguaggio, sia il linguaggio del corpo, sia il linguaggio, diciamo, come dire, verbale, ma analogico, nel senso che va oltre la logica, è molto utile questo per produrre una forma di eccitazione, perché per comprendere delle parole deve comunque in qualche modo accedere ai significati. E poi un terzo modo è, diciamo, quello di parlare con questa donna mantenendo un contatto fisico, visivo, ma variare la postura, no? Guardare nei suoi occhi, dilatare un po' le pupille, magari abbassare un po' lo sguardo sul seno, riguardarla negli occhi, guardare l'occhio sinistro, l'occhio destro, andare a stimolare tutte le parti, diciamo, che la parte, il cervello sinistro, il cervello destro, quindi la parte emotiva, la parte razionale, la parte istintiva. E giocare con lo sguardo, se lo sai fare, può essere davvero molto eccitante e coinvolgente per una donna. E poi un'altra cosa che ti suggerisco è dire delle cose nell'orecchio, cioè avvicinarti. Se è una tua collega d'ufficio, magari, oppure in un locale, se c'è casino, se c'è musica, avvicinarti per dirle una cosa nell'orecchio. Ecco, quello di dire una cosa nell'orecchio è anche un altro modo molto importante, molto intrigante per coinvolgerla e stimolarla fondamentalmente. Un'altra
Un'altra cosa che ti suggerisco di fare proprio per farle vivere delle emozioni è abituarla alla tua presenza, cioè diciamo darle presenza, farle intendere che ci sei, magari mandarle dei messaggi. Diciamo che almeno 15 minuti al giorno, che possono poi si traducono in tre messaggi o 15 minuti di intervento per 21 giorni e poi toglierli questa presenza, perché nel momento in cui tu gli togli questa presenza sentirà un'attrazione nei tuoi confronti, si sentirà attratta perché non capirà come mai mi ha tolto, prima mi ha dato, poi mi ha tolto. Quindi questo è un altro punto molto importante da tenere in considerazione ed è fondamentale, insomma, riuscire a fare questo, insomma, è una cosa basilare da questo punto di vista. Ti suggerisco veramente di farlo perché riuscirai a ottenere dei grandi vantaggi. E poi diciamo che un'altra cosa che puoi fare quando interagisci con lei, cerca, se hai creato più confidenza, di sfiorare di avvicinarti magari in un abbraccio, ad esempio se è una tua amica, quando tu l'abbracci, vale a sfiorare il collo, perché se riesci a cedere al collo, la parte posteriore del collo o alle orecchie, con le orecchie potresti anche giocartela con gli orecchini, ah che belli orecchini che hai, e le sfiori le orecchie. È un altro punto fondamentale. E negli abbracci, nei saluti, se non la conosci ancora, ovviamente, nei baci sulla guancia, dai il primo bacio sulla guancia qua, il secondo glielo dai sempre sulla guancia, ma ti avvicini al bordo del labbro. Ecco, questa è un'altra tecnica che stimola moltissimo una donna, la stimola tantissimo perché questo è le genera quell'attrazione. E poi nel flirt utilizzi anche, ti suggerisco come tecnica, la tecnica del finto bacio, cioè diciamo ti avvicini come se quasi volessi baciarla, poi però ti tiri indietro e parli del più e del meno. Quindi lei si aspetta questo e poi tu ti tiri indietro. Questo va ancora ad amplificare ancora di più il desiderio e il coinvolgimento. E ti posso garantire che funziona. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube.